da gran tempo innamorato fu della bella Angelica e che per lei in India, in Media, in Tartaria lasciato avea infiniti et immortal trofei, in Occidente era con essa ritornato, dove sotto i gran monti Pirenei con la gente di Francia e di Allemagna Re Carlo era attendato alla campagna. E così arrivò Orlando proprio lì, in quel punto, ma tosto si pentì d'esservi giunto, che nata pochi dì innanzi era una gara tra il conte Orlando e il suo cugin Rinaldo, ch'ambedue avean per Angelica di bellezza rara, d'amoroso disio l'animo assai caldo. Ma come può un cavalier come Rinaldo, di cuore fermo, di animo sincero, insidiar la donna a suo cugino Orlando, agendo così in guisa di filibustiero? A me lo chiedi? E non lo so. Ma io sì. Io sì, e per questo la storia di Rinaldo adesso racconterò. Ma se abbiamo appena iniziato a cantar d'Orlando. Non vuoi sapere perché anche Rinaldo cadde della bella Angelica in innamoramento? Ma sì, sì, certo, sono curioso, qui tutti lo saranno, ma non è questo il momento. Torniamo al racconto, al campo, ove Re Carlo attende la vittoria. Me la tengo per dopo. Posso andare avanti con la storia? Ce l'ho tutta qui nella memoria. Re Carlo temea che invece di battagliar col Moro finissero gli spasimanti Orlando e Rinaldo a duellar per conto loro. Per evitar che il loro aiuto fosse meno saldo, tolse allora Angelica alla protezione d'Orlando, promettendola in premio a chi tra i due paladini più strage avesse fatto di soldati saracini e più radiosa gloria sul campo meritata nella prossima battaglia, in quella gran giornata. Ma l'imperscrutabile disegno divino che gli antichi chiamavan destino, la ruota fa girare storta, che butta per Re Carlo in mala sorta. In fuga corre la gente battezzata dai saracin, rincorsa e malmenata. E fugge pure Angelica. Attaccata, inseguita. E fugge pure Angelica. Decimata, bastonata. E fugge pure ammazzata, smazzolata, scamazzata. E fugge pure Angelica dal campo. Ma che quando mi parte la rima innata non riesco più a fermare la cantata. Ho capito, ma datti una calmata. Fugge dunque Angelica dal campo. Affrettata. Lasciando i cuor di tutti senza scampo. Come tutti? Tutti, tutti, sì. Tutti. E non soltanto i paladin cristiani la vogliono per amante. Ah no? Pur tra la gente mora c'è più d'uno spasimante. C'è Ferraù che l'ama e pure sacripante. Ma da tutti fuggir lei vuol per suo diletto. Angelica, che doveva essere premio del vincitore, fugge. Entra in un bosco e lungo uno stretto sentiero incontra un cavaliere che viene a piedi. È Rinaldo, figlio di Amone, signore di Montalbano, che è alla ricerca del suo cavallo Baiardo. Non appena vede Angelica, il cavaliere abbandona la ricerca dell'animale e inizia a inseguirla. La giovane volta indietro il cavallo e lo spinge a tutta briglia, addentrandosi nel folto della selva. Fugge! Dunque, Angelica! Dove? Nel bosco. Nel bosco, sì. Di su, di giù, sì. Nell'alta selva, sì. Fiera, fino a che giunge davanti a una fioriera. No. Nell'alta selva, fiera, fino a che giunge davanti a una sabbiera. No, nell'alta selva fiera fino a che giunge davanti a una riviera. Riviera? Ma, parola inusitata. Eppure è quella giusta per continuare la cantata. Io di riviera rammento solo la Sanremese Ligure Barriera.
La Sanremese Ligure Barriera è un mare. Un mare, certo. Noi qui invece un fiume abbiamo da mostrare. Fiume. E nel fiume Ferraù a gambe larghe stava, che la sete a gran sorsate dissetava. Appena vede, Angelica, mamma mia, quanto è bella! Il cuor gli monta in sella, galoppa e sbalza, lui grida, urla d'esultanza, ma Rinaldo sopraggiunge e in Ferraù si imbatte, e a batter tosto i due cavalier si battono, a colpi e scudi, e rintronar di spade, e risuonar d'usbergo. Usbergo? Sarebbe la corazza. Ah, la corazza. A colpi allor di mazza. A colpi allor di mazza sul rintronante usbergo, che menan botte di lato, davanti e pure a tergo. Di punta entra le lance, le spade di piatto. Ferraù para il colpo, Rinaldo cade a terra. Il saracin s'avventa, l'altro salza di scatto. Un braccio preme il fianco, l'altro al collo serra. Ma dura assai poco la tensione. Dura assai poco l'attenzione, che a sollevar lo sguardo vedono il polverone che la donzella in fuga sollevò in sullo stradone. Smettono di tensionar seduta stante e insieme alla di lei caccia si rimettono all'istante. Rinaldo si rivolge al pagano Ferraù proponendo di interrompere il confronto e di inseguire insieme Angelica. Una volta catturata la preda, sarà un duello a deciderne il legittimo proprietario. Ferraù accetta la proposta. A questo punto il narratore abbandona Ferraù per riprendere l'altro filo narrativo. Rinaldo, partito alla ricerca di Angelica, ritrova per caso il suo cavallo, che anche questa volta gli sfugge. Il narratore lascia Rinaldo al suo destino e torna alla fuga di Angelica. Pur di sfuggire a Rinaldo, Angelica si addentra sempre di più nel fitto della selva che appare orrida e spaventosa. Dopo aver vagato senza meta, approda a un bosco leggiadro che ha tutte le caratteristiche del locus amenus. Decide di fermarsi e di far riposare il cavallo, che al pari dei cavalieri del poema va errando intorno alle chiare onde. Qui, convinta di essere al sicuro, decide di riposarsi un po'. Certo che comincia bene questa giostra con una donna messa in palio, in mostra. Sì, ma non cominciar con un'altra digressione. Che fuggir deve come preda inseguita per non essere di continuo concupita. Che della storia vorrei seguire il filone. Sì. Ah. Meglio sarebbe che le fosse amante, uomo d'amor sincero, di animo prestante. Andiamo avanti. Che l'amasse non soltanto per la bellezza con cui appare, ma per virtù nascoste che solo amor sa dare. Ma non stiamoci a incagliare. Ma noi di questo dobbiamo parlare, dell'amore e dell'amare, se no che stiamo qui a fare? Ma ne parleremo più avanti. Più avanti. Che fuggendo Angelica si imbatte. Si imbatte?